abbiamo già sfinitamente Nano Medical Blues. Il pioniere della nanomedicina, Mauro Ferrari, canta, parla e suona di scienza usando un trilinguaggio universale che è quello della musica. Parliamo di un linguaggio metaforico, appunto universale, quello delle emozioni che arrivano al cuore, ma che, come vedrete, vi trasportano in un mondo attraverso anche i video che verranno proiettati, che hanno a che fare con la scienza. Ecco, qui sul palco vedete già Mauro Costantini. Mauro Costantini è un pianista e compositore, ma chiamo sul palco Barbara Enrico, cantante jazz e blues, compositrice, docente di canto moderno, e lui, il pioniere della nanomedicina, nonché un cantante eccezionale, Mauro Ferrari. Eccolo. Complimenti, un trio fantastico. Io vi lascio il palco per intrattenerci in questa meravigliosa mezz'ora di musica e scienza. Grazie, e il palco è vostro. Ancora grazie, un applauso. Grazie a te, grazie a voi. Oh, siete, vi avverto subito, siete tutti parte di un grosso esperimento. Non so se si è mai fatto una cosa del genere. Mescoliamo musica e scienza, ma per una serie di buone ragioni, per dimostrare che la creatività è la stessa, è necessaria per questa e per quella, e quindi stanno molto bene insieme. Ma soprattutto è necessario, secondo me, per fare della scienza importante, prendersi dei rischi. Oh, io faccio lo scienziato, non faccio musicista, mi sono coperto per i rischi perché ho dei due musicisti straordinari che mi aiuteranno a sopravvivere questa situazione difficile. Ma è pur sempre un esperimento. Già sfinitamente Nano Medical Blues. Mauro Costantini e Barbara Enrico sono due tra i migliori musicisti in Italia e in Europa nei loro rispettivi settori, li sentirete tra un istante. Per quello che riguarda il sottoscritto, in questo momento io ho una missione e sei lavori, e brevemente ve li vorrei illustrare. I miei sei lavori, i primi tre sono lavori strettamente scientifici, ma la missione è quella che io seguo da 30 anni, trovare modo per sconfiggere le forme più dannose e letali di cancro, in particolare il cancro che forma metastasi ai polmoni e al fegato. 30 anni che ci provo, 30 anni di sconfitte, non lontano da una vittoria, ed è di questa esperienza di cui vorrei parlare con questi racconti. In questo momento i miei tre lavori scientifici sono quelli che vedete. Gli altri due lavori non sono necessariamente lavori, quello della musica, ma come spero di riuscire a convincervi, il fatto di fare musica è parte essenziale, non è un hobby, è parte essenziale, è la vita, il sangue di questa operazione, è il cuore, perché alla fine nasce tutto dal cuore e dall'emozione. Lavoro un po' sul cinema, un'altra volta vi racconterò anche di quello se mi contattate. Con la musica io suono sax, stasera non suonerò, per vostra fortuna. Canto, la missione è sempre quella, sono modi diversi di dedicare la propria vita allo stesso obiettivo. Forse qualcuno di voi ha visto che è uscito di recente da Mondadori, che ringrazio, il libro che racconta alcune delle storie che molto brevemente vi racconterò questa sera. Una caratteristica di questo libro, altre ne leggete, è il fatto che ci sono i miei contatti. Come scienziati, secondo me, dobbiamo essere servitori, dobbiamo essere al servizio delle persone alle quali possiamo fare qualcosa di buono. Che siano pazienti, che siano giovani studenti, che siano, che ne so io, non importa, la caratteristica fondamentale, secondo me, dello scienziato è che deve essere servitore. È la parola che mi piace di più, mi piace più che essere chiamato presidente, professore e tutte le altre cose che succedono quando si diventa un po' vecchietti come me. Servizio è la cosa principale. E per essere al vostro servizio, in una pagina di questo libro ho messo i miei contatti, come sempre quando ero presidente di un grandissimo ospedale e del centro di ricerca a questo associato, ero sempre contattabile da tutti in qualsiasi momento. Do i miei contatti nel libro e chiunque mi può scrivere,
Di nuovo, anche voi non occorre che compriate il libro. I miei contatti verranno qui, sono qui presenti. Spero che mi scriviate. E queste sono le storie. Si trova a pagina 23. Perché pagina 23? Perché il numero 23 vi renderà indimenticabile la situazione. Per chi si ricorda la smorfia napoletana, il 23 è lo scemo del villaggio e ho pensato che così certamente vi ricorderete di me con prontezza. E la prima storia che vi voglio raccontare è una storia che ha a che fare con lo spazio. Non ho tempo per fare sia musica che farvi vedere diapositive, quindi vi avverto prima di cosa c'è nelle diapositive e poi cantiamo la canzone corrispondente nel frattempo. E la prima storia che vi racconto è una storia di esplorazione dello spazio. Io ho avuto una serie di esperimenti sulla Space Station. Vi farò vedere il primo e vedrete guardando le diapositive di cosa si tratta. Spazio e speranza. Io c'ero, primi uomini sulla Luna. La speranza in tutto il mondo e questo fosse il segnale di un'era migliore che stava per succedere e ancora lo è in tanti modi. Quindi immaginate l'emozione quando mi sono trovato insieme al secondo uomo che ha camminato sulla Luna, Elon Musk, sul balcone per VIP alla NASA a Cape Canaveral e parte il missile che sta portando su il mio esperimento, è un missile di Elon Musk. Questa è la foto. Ma per celebrare la gioia, così come negli anni del primo allunaggio, usiamo la stessa canzone. Mauro, ti ricordi qual era? Era l'inno nazionale dell'esplorazione spaziale negli anni di Kennedy e lo cantava Frank Sinatra. Barbara e Mauro, mi aiutate? With song and let me sing forevermore. For you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, negli Stati Uniti, quando sti uomini andavano sulla Luna, era festa grande. Ma pensiamoci bene, c'è una responsabilità sociale nella scienza. Era tutta l'America che festeggiava questi grandi successi tecnologici? Ferma tutto, c'era una controparte che diceva: pensa quanti soldi abbiamo speso per andare lassù? Oh, e qui nel ghetto abbiamo fame, eh? C'è fame vera, c'è un disequilibrio incredibile di ricchezza, di accesso alla medicina, di opportunità. E l'America nera cantava un'altra cosa e diceva: ehi, ci siete dimenticati di noi. Un signore che si chiamava Otis Spann ha scritto questa canzone Moon Blues. Il blues è la tristezza. Moon Blues. Barbara, uno dei più grandi cantanti di blues d'Italia. This is brand new moon since the man walked down there. Yes, this is a brand new moon since the man walked out.
I'll be the same old world for us. Baby, you know we ain't going nowhere. Il termine slang per dire soldi in inglese è bread. E l'America nera cantava They got all that bread. All that bread just to send people into space. You know, baby, they got all that bread. All that bread just to send people, those white guys, into space. But there is trouble here for us, baby. Cause you and me, baby, we ain't going nowhere. Vai, Mauretto, facci 12, facci 12. Intanto avete visto cos'era che andava su, le prime nano tecnologie nello spazio. Partite nel mio laboratorio a Berkeley 30 anni fa, usando tecnologia del silicio per rilasciare farmaci su tempi lunghi, farmaci che se li rilasci su tempi brevi hanno forti effetti collaterali. Sentite che fenomeno, Mauro, mi dispiace distrarvi. Mauro Costantini! E questo esperimento dimostrava che si poteva combattere la perdita di massa muscolare e massa ossea che succede agli astronauti nelle esplorazioni spaziali. Dammi altri 12, Mauro. E uno dice, va bene, mi dispiace per gli astronauti, dobbiamo andare su Marte, si sta 3 anni. E sul pianeta Terra che succede? Beh, sul pianeta Terra c'è la nonna che ha l'osteoporosi, c'è il paziente di cancro che nelle fasi terminali perde la massa muscolare, uno dei primi segnali che le cose stanno andando male. Quindi quello che si fa nello spazio non è solo per lo spazio, è per tutti, ha un significato molto importante per la medicina sul pianeta Terra. Questi topini hanno dimostrato, e li ringraziamo, che funzionava, pubblicato su Nature Communication a un certo punto, e poi la tecnologia continua a svilupparsi. Per esempio, per combattere HIV AIDS nei paesi dove non c'è abbastanza accesso al personale medico per andare a farsi fare iniezioni ogni qualche settimana. Quindi anche per raggiungere i meno fortunati. Fai con la prossima strofa, Paola. Vai, è tutta tua. I saw a flag new moon and I was just as proud as I could be. Yes, maybe I saw that flag on the moon. Armstrong and Aldrin. And I was as proud as one can be. You know I love my country. I love my country, baby. The problem is, my country don't love me. Yeah. Così cantava Otis Ben, Barbara Enrico, Mauro Costantini. E allora il titolo che vi darei, il secondo titolo per quest'oggi, vorrei raccontarvi i miei 30 anni di fallimenti. Sono 30, sono tanti. Ogni fallimento me lo sono meritato, ogni successo è stato il risultato di una squadra. Se la tiriamo troppo tutti che i successi pensiamo, oh guarda cosa ho fatto, è il contrario, i successi sono un po' fortuna, un po' squadra, un po' chi lavora con te, le circostanze. I fallimenti sono roba nostra e dobbiamo imparare a non vergognarcene se abbiamo fatto il nostro meglio, e dobbiamo imparare a imparare, e soprattutto tutte le volte che siamo a terra, perché la scienza ci ha sconfitto, se no si chiamerebbe cerca, si chiama ricerca, e ricerca, impariamo, perché è lì che ci sono le lezioni importanti.
Ma secondo me vi annuncio che per me le tre colonne della scienza, è un capitolo del libro, la prima la sappiamo, la ricerca di conoscenza nuova, la distribuzione di conoscenza a tutti, è il modo per equalizzare le ingiustizie del mondo, è una missione ed è molto eccitante, cose nuove, figuriamoci. Ma poi ci chiediamo, ma perché la facciamo sta roba qua? La facciamo perché è bello farla, perché mi sento portato, perché ho un po' di successo in carriera. Tutto questo va benissimo, non c'è nessun problema. E poi c'è la motivazione finale, quella secondo me più importante, per essere di servizio a qualcuno che ha bisogno di me. E questo è vero nella scienza e in qualsiasi altro settore dell'attività umana. Ma alla fine come decidiamo qual è la strategia giusta? Non è tanto la testa, ragazzi, anche se siamo scienziati. Alla fine le decisioni si fanno col cuore, con le emozioni. E qual è l'emozione fondante? Oh, voi fate quello che vi pare. Per me, il mio suggerimento è che ce n'è una sola che vale qualcosa e il resto non mi interessa niente. È l'amore, è l'amore. Si può dire nel mondo scientifico, si può parlare d'amore o è vietato? Secondo me si può, no? Ognuno porta la sua parte per essere in servizio, solo così ci si rialza dopo le sconfitte. Che sconfitte? Beh, adesso vi faccio vedere com'è andata veramente quel giorno dell'esperimento. Adesso ve lo faccio vedere. E qui sta partendo il missile, ripetiamo la scena. Io qui, Buzz Aldrin. La NASA, 2 miliardi di persone che stanno guardando al computer. 15 anni che lavoro a questo esperimento. Sta per partire, è partito. E il missile di Elon Musk, abbiamo vinto lo stesso premio, io prima, lui dopo, io pochi soldi, lui tanti, io per fare l'esperimento, lui per fare il missile, perché è 1000 volte più intelligente, se lo merita. Ed eccoci qua. Immaginati la scienziato, che godimento, questo è il primo livello, no? La scoperta, la scienza, l'eccitazione, che io spero tutti voi sentiate, e già la sentite se siete qui. Ehi, un momento glorioso. Il cuore si gonfia. Buzz, guarda che adesso c'è la separazione del primo e secondo stadio. Dico, Buzz, è un uomo un po' anziano. Dico, guarda su, vedrai che adesso si separano il primo e il secondo stadio. Mancano pochi secondi, Buzz. Io guardavo, non era tanto convinto. Dico, ma sai, è un po' l'età. Ehi, Buzz! Buzz! Mi è scoppiato l'esperimento davanti a 2 miliardi di persone. L'unico pezzo che hanno recuperato era un pezzo di lamiera al largo di Lampedusa. Non so perché Lampedusa è finito lì. Fine dell'esperimento. Oh! E allora lì mi viene da pensare che mi vengono le depressioni. O come diceva un grande della musica, B.B. King, mi vengono i blues. Facciamo Everyday. B.B. King, uno dei grandissimi del blues, scrisse per le sue ragioni Everyday, e praticamente ogni giorno in laboratorio, perché ricerca non è cerca. Everyday. Siamo sempre 30 every punti sotto, blues. Per 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, sconfitte. Che si può fare? Mollare? Every day I have blues. When you see me, when you baby, cause I choose I have to lose. Non mi è andato l'esperimento e mi viene a dire nobody, oh, nobody loves me. Nobody seems to care. Seems il capo del care. Laboratorio, i miei colleghi, nessuno mi vuole più bene. Nobody loves me. Nobody seems to care. To care. Speaking of bad luck and trouble, well, parlando you know di sfortuna, I have my share. Vai, Mauretto. I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. I'm gonna pack my excuses and move on down the line. Well, and nobody worry and nobody cry. Come si fa a combattere la tristezza, la difficoltà, lo scoramento in tutti questi anni? Ehi, se lo facciamo per noi stessi, non c'è modo
che ci alziamo ogni volta, volta dopo volta dopo volta. Se per i soldi, la carriera, i premi, la fama, non c'è modo, si finisce la benzina, si trova un altro modo per vivere. L'unico modo per continuare è ricordarsi che non lo stiamo facendo per noi stessi. Se stai lavorando sul cancro, sulle malattie cardiovascolari, neurodegenerative, mille altre cose che hanno a che fare col cibo, con l'acqua, quello che ne so, siamo al servizio di milioni e milioni e milioni di persone. Ognuno di noi può fare solo una cosa piccolissima, non montiamoci troppo la testa, ma è un obbligo etico, se si ha la possibilità si ha anche il dovere morale. E allora forse ci viene da sorridere, forse ci viene da sorridere, Marco. Forse ci viene da sorridere, è la migliore arma contro la tristezza. L'ha inventata un signore che si chiamava Charlie Chaplin. Smile, though your heart is aching. Non mi importa niente che ti va male. Though your heart is breaking. When where are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness, hide every trace and sadness, through a tear, maybe ever so near. Because that's the time, you must keep on trying. Mica si può mollare, Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. E torna in laboratorio subito, non perdere tempo. Torna a cavallo, ricomincia, che ci sono 4 milioni all'anno che muoiono di persone che muoiono di cancro, che c'è mica tempo di stare a piangere. Grazie Mauro, grazie Barbara. Ma io vi riporterei un istante all'emozione fondante. Abbiamo parlato di luna, abbiamo parlato di spazio, e se l'emozione fondante è l'amore, mi viene da pensare che forse in Italia qualcosa ne sappiamo di amore e di spazio. E vediamo se Barbara mi ha letto nel pensiero. Guarda che luna. Oh, la scienza è amore. Guarda che mare. E anche amore per la scienza. Da questa notte senza te dovrò. Ho provato 3 volte ad andare in pensione, non ci riuscivo mica. Folle d'amore, vorrei morire mentre la luna di lassù. Perché la cosa più bella è il significato, no? Sentirsi. Resta soltanto tutto il rimpianto. Sono andato in pensione troppo presto perché ho peccato nel desiderarti tanto, e ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Piccola pubblicità, con Mauro e Barbara stiamo facendo un disco che spero uscirà presto. Tutti i temi collegati alla luna, tante culture diverse, italiana, americana, blues, ma anche canzoni in friulano, siamo friulani.
anche se noi due siamo di origine salentina. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù ci sta a guardare. Resta soltanto tutto rimpianto. Io faccio lo scienziato e mi viene da ridere, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Possiamo anche finire qua. Guarda che luna, guarda che mare. Grazie Mauro, grazie Barbara. 30 anni di fallimenti a cercare di trovare una cura contro il cancro metastatico polmoni e fegato. Per mortalità 30 anni fa era praticamente 100%, adesso è ancora praticamente 100%, che non vuol dire che qualche volta invece non succedano delle cose buone, mai perdere speranza, medicina è mai 100%. Però uno dice, a che abbiamo provato, mi hanno detto i medici che si stavano occupando di una persona a me cara che poi è morta, medici, io ero professore a Berkeley, sono matematico, fisico, una specie di misto mare, un po' ingegnere, ma non tanto bravo a nessuna di quelle cose. E lì comunque ero professore in una delle principali università del mondo a Berkeley, e questa persona si ammala, e andiamo dal dottore, una giovane donna, e il dottore dice a Maria Luisa, dice guarda, c'è queste cose, appena diagnosticata c'è la metastasi polmonare al fegato, non morirai entro qualche mese. E viene da chiedere, ma sei sicuro? Come fai a saperlo? L'esperienza dice, ma non abbiamo farmaci che possono in qualche modo uccidere le cellule di cancro? La risposta è sì, 30 anni fa come adesso ne abbiamo decine di farmaci che le uccidono tutte quelle cellule, in laboratorio, in provetta. Ma in una persona, quando iniettiamo una dose, se iniettiamo 1000 dosi, una parte su 1000 arriva sul cancro e il resto fa danni al resto del corpo. E questi ultimi 30 anni di ricerca in tutto il mondo sono stati puntati a cambiare questa proporzione. Io, venendo dal mondo di matematica, fisica e ingegneria, mi veniva da dire, ma questo è un problema di trasporto, si studia con tante altre tecnologie molto più avanzate, in mezzo a Silicon Valley. Allora abbiamo cominciato a pensare, facciamo particelline che magari si concentrano nei polmoni o nel fegato. La parola nano non esisteva ancora nella scienza, esisteva nei film di Walt Disney e nei pupazzi che si mettevano in giardino, se vi ricordate. E allora dice, vabbè, e non si poteva fare cose così piccole. Abbiamo cominciato un po' più grande, micro, submicro, e non funzionava. Allora facciamo più piccolo. E qualcuno dice nano. E piano piano, in giro per il mondo, tanta gente comincia a fare cose simili. 10 anni dopo, di quasi totale silenzio, il governo americano mi chiama, e qui riassunto qui su, mi chiama a dirigere, a formare, a lanciare, a pensare, a far approvare e dirigere il programma americano di nanomedicina oncologica. Adesso abbiamo dozzine di farmaci nano contro il cancro e contro altre malattie. Hanno fatto tante cose belle e utili, ma non hanno ancora curato la metastasi polmonare ed epatica, che è la cosa che mi interessava, o è una sconfitta. Non so se vi siete vaccinati con Pfizer o Moderna, come altri 2 miliardi di persone in giro per il mondo, ma quelli utilizzano nano bollicine di grasso che veicolano l'RNA messaggero, e quindi nasce in qualche modo da quella linea lì.
Quella è una delle sconfitte, poi ce ne sono state altre, ve ne ho già raccontate 2, 3, 4, 5, ed è lì che si impara qualcosa. E ricordiamoci che a questo punto, dopo tanti anni di carriera, ve lo posso dire con sicurezza, tante persone bravissime, fortissime ho incontrato, che hanno completato i progetti che per loro erano importanti, grandi, piccoli, medi, non importa, sono tutti ugualmente importanti. E la caratteristica che più contraddistingue queste persone non è quanto sono intelligenti, bravi, questo e quell'altro, c'è quella parte lì è importante, ma è quanto ci tengono, quanto ci tiene il loro cuore, quanto sono tenaci. Adesso con Briette stiamo portando in clinica una cosa nuova che nasce da tutti questi fallimenti. Entro, credo, 3 mesi saremo in sperimentazioni cliniche su animali di laboratorio, ha dato risultati senza precedenti, 50% degli animali pieni di malattia oncologica ai polmoni e al fegato, la malattia scompare, vivono ancora 2 anni senza traccia di malattia, abbastanza da pensare che forse c'è qualcosa. E quello è stato il cambiamento della mia vita, della mia carriera. Ho detto, ho visto questo, è un regalo cascato dal cielo, dopo 25 anni di fallimenti ci tiriamo sulle maniche e lo portiamo in clinica, ed è quello che stiamo facendo piano piano, seguendo naturalmente tutti i più rigorosi dettami di legge e di omologazione negli Stati Uniti e in Europa, e il nostro ufficio italiano sta qui a Milano. Ma tutto nasce dal fatto di dire, non mi posso fermare quando vengo sconfitto, perché non lo sto facendo per me, lo sto facendo perché ho il privilegio, la fortuna, privilegio e fortuna non è merito, ho il privilegio e fortuna che mi trovi in una posizione tale che forse possa aiutare qualcuno che ne ha veramente bisogno. Lo diceva molto meglio un signore che si chiamava Frank. Possiamo, Mauretto? Possiamo fare il riassunto? Ancora una volta, vai. All right. Yes, that's life fun. That's what all the people say. Conoscete questa, no? You're riding up in April. You get shut down in May. But I know I'm gonna change the tune. When I'm back on top, back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I'm not gonna let it get me down. 'Cause this final world, it keeps spinning around. E qualche volta bisogna cambiare cosa si fa bene. Puppet e popper e pirate e poet, professore, imprenditore, pulito per terra, non importa. Tutto quello che serve, capitale di avventura, quello che serve, canto le canzoni, qualsiasi cosa. Each time I find myself flat on my face, che devo fare? I pick myself up and get back in the race. Oh, that's life. I tell you, I just cannot deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. Perché la storia è che I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. And I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. Oh, that's life. And
just cannot deny it. Many times I thought of quitting, baby, but my mind ain't gonna buy it. Cause if I didn't think, I'd forget the words. I just pick up myself up e poi siamo arrivati. È finita o no? Mi sono perso, scusatemi. Mi sono. Yes! My. Oh, in laboratorio, per chi di voi lavora in laboratorio, bisogna sbagliare ogni tanto e lo vedono tutti. E va bene lo stesso, non fermatevi. Non limitate la vostra creatività perché avete paura di fare figure, come dice il capitolo del libro, figure di Mauro. Va benissimo, non c'è nessun problema. Wow. Vaccini Moderna Pfizer sono nanoparticelle. E tanto per dire come le azzecco tutte, i primi vaccini con RNA messaggero in nanoparticelle, che vi ha detto tutta la stampa, che gli scienziati in 6 mesi hanno fatto tutto, le ho pubblicati nel 2017. Pubblicati! E poi il mio collaboratore mi dice facciamo ancora, che potrebbe essere una direzione interessante, e io che non ce ne azzecco mica tanto gli ho detto nah, cosa vuoi che serva questa roba qua, va bene? E dice vabbè, me la porto in Cina. Questo è il vaccino cinese, una variantina di questo. Pensate, io stavo qua, quello che gestivo, uno dei più grandi centri medici degli Stati Uniti, 27.000 dipendenti, uno stress della Madonna, se si può dire, con tutto il rispetto, io sono molto cattolico. Per fortuna ho trovato dei grandi musicisti che mi insegnavano a vivere un po'. Milton Hopkins, sinistra, 86 anni, 8 anni con B.B. King, mentre negli Stati Uniti, a capo di quella commissione che vi dicevo, c'avevo tutti questi premi Nobel con cui lavoravo, compreso James Watson. E da queste collaborazioni è nato un modo diverso di vedere il cancro, che è interdisciplinare, perché non si può fare sempre le stesse cose. Dobbiamo rischiare, cominciare a fare cose nuove per trovare soluzioni nuove. E questa è la metafora che stiamo facendo. La fisica del cancro, Transport Oncophysics. Questi sono i topini del miracolo, pubblicati su Nature 1000 volte, con un meccanismo d'azione senza precedenti, una classe nuova. Non è chemio, non è bio, non è questo, non è quello, è una roba nuova. È terapia fisica, non so come si chiama. Se avete un'idea, scrivetemi. Pagina 23, lo scemo del villaggio. Perché la scienza va avanti così, va avanti da sola. E va così avanti da sola che potremmo dire che è senza fine. Sei d'accordo? E continua a espandersi in giri, in volte sempre più ampie. In circoli di bellezza. Come Fibonacci. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare. Avete studiato Fibonacci, ciò vero? Pensate che abbiamo Fibonacci già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutte ormai, giovani ricercatori, nelle vostre mani, mani grandi, che lo sappiate o no, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Ti presento mia moglie Paola e le dedico questa frastrofa. Tu per me sei, alzati, sole, stelle. Tu per me sei, sole, cielo. Tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere. Senza fine sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani,
tutte ormai nelle tue mani. Mani grandi, mani senza fine. Ma questa canzone ha una fine e arriva più o meno adesso, se non mi sbaglio di nuovo, dico bene? Barbara Enrico, Fibonacci, 1170, la bellezza sta nella spirale della conoscenza che cresce. Stiamo chiudendo, c'ho 1:01 e chiudiamo ricordando, vi ricordate? Le tre colonne della scienza, la conoscenza, grande passione per la conoscenza, non si può fare scienza senza passione per la scoperta e per la distribuzione della conoscenza a tutti i livelli, universitario e no, non importa, e della fabbrica di giustizia e di speranza per il futuro, la motivazione, perché mai devo fare le cose che faccio. E ognuno ci va per modo proprio. Io sono un cattolicone impenitente, ma mi piace quando non tutti la pensano nello stesso modo, c'è tolleranza, quello è il modo bello, non quando tutti sono completamente allineati su tutto, che palle. Cattolico, non cattolico, cristiano, non cristiano, ebreo, musulmano, buddista, non mi importa, ateo, come si chiamano quegli altri, agnostici, militari, metà prezzo, juventini, non importa. Tutti i modi di pensare del mondo alla fine arrivano alla stessa cosa, che c'è una cosa che conta ed è mettersi al servizio di chi ha bisogno di noi, e lo chiamiamo in tanti modi. È l'emozione fondatrice di questa cosa qua, quella che dice, già sapete qual è, inutile che vi faccia suspense. Ma diceva il mio grande maestro Bob Fosse, che non ho mai incontrato né lui me, era un coreografo, un ballerino, un regista, ha vinto i premi Oscar, non Nobel. E diceva, quando le parole non bastano più, quando la parola parlata non basta più, è lì che bisogna cominciare a cantare. E uno che canta di queste cose qui, senza mai menzionare Dio, ma dice cose che direbbe Dio per chi ci crede. Gratitudine per i grandi doni che abbiamo, pensiamo alla nostra vita con tutte le cose belle e brutte, guardate dove siamo. E lui era nato da una prostituta, ha mai incontrato suo padre, è stato abbandonato da sua madre, però di cosa canta? Di gratitudine. E dice, what a wonderful world, e non so se siete pronti, ma mi aiuterete a cantare. Non so mai cosa fa questo, mi spaventa da morire. Portami che siamo arrivati a zero. Bravissimo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and the clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a world. Dico bene? Un po' timidi, non si può fare scienza timida, eh? Tra un momento torno. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Mi state scaldando? And also on the faces of people walking by, I see friends, anche voi, shaking hands, saying, anche tu, how do you do? You know what they are really saying is, I hear babies cry. Sono i postdocs questi. I watch them grow
they will learn so much more than I will ever know. So I think to myself, forza grande! E grazie a tutti i fenomeni, Mauro Costantini, Barbara Enrico. Grazie. Vi auguro a tutti una vita alla Fibonacci.